Ciao a tutti ragazzi, questo è il nuovo video e siamo sulla pagina di Nico Bomber 2007. Oggi siamo a Leonessa con noi portieri di calcio, l'Accademia del Portiere. Vediamo in campo c'è il nostro Niccolò, il portiere della Fortitudo Calcio Roma, ma insieme a lui vediamo molti altri ragazzi che sono qua a Leonessa per uno stage molto, molto sentito da loro per quanto concerne appunto il ruolo del portiere. Vediamo, stanno iniziando da poco gli allenamenti. Il nostro Nico Bomber è là in fondo, li hanno divisi. Hanno divisi in diversi settori dove faranno diverse tipologie di allenamento. Eccolo laggiù in fondo che sta per iniziare, diciamo, quello che è il settore di Nico Bomber 2007. Vediamo nei diversi settori, qua stanno facendo tipo un 2 contro 2, qua stanno facendo un esercizio di presa a terra, giù in fondo dove adesso Niccolò stanno facendo un esercizio per quanto riguarda la presa del pallone in aria. Vediamo nel settore intermedio anche il portiere della Roma Calcio femminile. Qua in mezzo vediamo il preparatore atletico, il preparatore dei portieri degli allievi della nazionale della Lazio. Adesso giù in fondo il mister sta spiegando ai ragazzi come effettuare tecnicamente il pallone e la presa. Ok, e si parte con l'esercizio. Intanto vediamo, qua ci sono i ragazzi, i portieri più grandi. Eccolo, parte l'esercizio con le prese. Blocca palla e ci mettiamo anche un rilascio. Praticamente l'esercizio con la presa vede un portiere che lancia la palla, l'altro che avanza e accorcia e una presa alta, diciamo, sopra il viso, più o meno all'altezza del viso. Qua vediamo delle prese basse. Ragazzi, veloci, se chi fa il rimbalzo e lancia palla. L'hai visto? Il numero uno? Dove? Questo ragazzetto con la tuta grigia che ha fatto il colpo di reni, si è rimesso in piedi. No, no, non l'ho visto. A proposito, vi inquadro la mamma di Nico Bomber 2000, Nico Bomber 2007 che sta prendendo il sole di di montagna di Leonessa. Ciao, salutaci. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui, très bien. Très bien. Au revoir. A bientôt. A bientôt. Torniamo a parlare in italiano, che già abbiamo difficoltà.
Ecco, vediamo che adesso si è invertito, si invertono, si scambiano i ruoli, cioè nell'esercizio una volta uno lancia e l'altro fa le prese e poi si alterna e viceversa. Grazie del suggerimento. Giù in fondo è iniziato un altro tipo di esercizio, tipo un portiere che deve fare il rilancio ed è pressato. Ok, vabbè, per il momento vi saluto, poi ci vediamo più tardi. Eccoci tornati ragazzi, siamo sempre sul canale Nicco Bomber 2007, vi ricordo siamo a Leonessa, con noi portieri di calcio, l'Accademia dei Portieri. Abbiamo adesso cambiato stazione, quindi siamo passati dalla prima che vedete sempre là in fondo dove facevano le prese, in questa seconda stazione dove c'è un esercizio misto, diciamo anche una sorta di torello fatto con le mani, quindi abbiamo degli atleti che si passano la palla e altri in mezzo che ovviamente cercano di rubarla. Quindi comunque è un esercizio che impegna i nostri portieri e vediamo, ecco, poi dopo alla fine si cerca di finalizzare laggiù segnando un gol. La giornata è molto bella, c'è sole ma è fresco, no? Non ci sono forse neanche 20 gradi, quindi è una giornata ideale per i nostri atleti. Probabilmente quindi è una sorta di partita, tipo divisa in due squadre dove gli atleti si passano la palla. Sì, sì, è una partita fatta con le mani e vediamo, perché anche di qua abbiamo un'altra porta, quindi è un esercizio che vede due portieri proprio in porta e gli altri che si esercitano in una partita passandosi la palla con le mani. Eccolo là, vediamo il nostro bomber che ha, Nicco Bomber, che ha passato la palla praticamente tipo assist. In questo caso vediamo che il preparatore che li sta seguendo è il preparatore dei portieri, uno dei preparatori dei portieri del Tor Tre Teste, quindi una società molto importante. Adesso tutti a raccolta e a rapporto dal direttore della scuola Noi Portieri di Calcio. Ovviamente anche gli altri ragazzi hanno cambiato stazione. Laggiù in fondo vediamo l'unico straniero qua del Summer Camp, viene addirittura dall'America, da Milwaukee. Dov'è la scuola? Giù in fondo, vedi, vicino al birillo. Ecco, esce adesso dal birillo. Ah. A questo punto vi saluto, vi lascio con il gruppo dei portieri di Nicolò che è a rapporto. Ci vediamo più tardi. Eccoci tornati ancora ragazzi sul canale di Nicco Bomber 2007. Siamo passati alla terza stazione di allenamento, in questa sezione qua praticamente vediamo che ci sono, cioè praticamente una porta, e questa sarà un'esercitazione di tiri, ovviamente a rotazione. Adesso seguiremo un po' quello che è l'esercizio che faranno in questa situazione. Tanto la vediamo sventolare la bandiera dei pirati, non so. Il mister che sta spiegando ai nostri atleti qual è lo sviluppo dell'esercizio, quindi di volta in volta chi tira dove va, chi para dove va successivamente. Nel frattempo che il mister spiega l'esercizio seguiamo anche gli altri.
torniamo nel gruppo di Niccolò. Ovviamente questo è il gruppo dei più piccoli, quindi il mister ha bisogno di un po' più di tempo per far metabolizzare tutti i movimenti. E ragazzi, eccolo, vediamo Niccolò, il mister gli sta spiegando la posizione che deve assumere, i movimenti che deve fare. Praticamente lo trascina. Ok, credo che siamo ormai pronti per la partenza di questo esercizio. Vediamo un attimo. Eccola qua, una bella parata in volo, l'abbiamo colta del nostro Niccolò. Qui il suo amichetto che parte a terra e quindi lui è passato allo step successivo, quindi andrà a calciare la palla, penso. Vediamo i più piccolini a tirare da lontano, faticano un attimo, ma intanto laggiù vediamo Nicco Bomber che è impegnato anche in qualche palleggio, così tiene caldo il piede. Ricordiamo anche che si chiama Nicco Bomber perché in realtà lui inizialmente era partito come centravanti per poi invece decidere e scegliere il ruolo del portiere. Eccolo qua, vediamo Nicco Bomber da quest'altra parte. Bella, una bella parata a terra, bravo, bravo. La seconda palla, va a guantare la seconda palla, bravo, invitato dal mister. Ok, buono. Quindi le due prime parate sono state molto buone. Buona, buona parata anche di quest'altro atleta, va subito sulla seconda palla, bravo, molto impegno da parte di tutti i ragazzi, bravi. Bella parata, ma la parata è stata bella ma la palla è andata dentro. La palla dovesse sfuggire, la puoi andare a prendere, che la palla dovesse
io già sono spostata, io invece sono la palla che guardare lontano, ok, io comunque non sono pronto, va bene, dai calma. In questo caso si è addormentato un attimo prima di entrare in porta e ha preso il gol. Ecco, adesso si becca la sgridata del mister che lo sveglia. Ok, vabbè, vi saluto, ci vediamo più tardi. Eccoci adesso al quarto settore, un nuovo esercizio in questo nuovo settore dove effettueranno degli spostamenti e delle prese. Quindi si lavora sulla mobilità del portiere, sulla mobilità e gli spostamenti appunto laterali, in avanzamento anche, vediamo. Quindi seguiamo il passaggio. E il passaggio, Niccolò non la prende, grande Ciccio. E chi sta in porta si piega con la giusta postura per effettuare la presa bassa. Bello, vediamo, ecco, bellissimo il gesto tecnico eseguito da Niccolò, che adesso sta al lancio, bene. Vediamo in questo settore, quindi sono in 8 divisi in due gruppi da 4. Niccolò si è lamentato che gli è stata passata male la palla, quindi fa anche un po', diciamo, il duro. Sì, in effetti sono un po' troppo vicini. Il mister li richiama tutti perché forse l'esercizio non lo stanno eseguendo con il corretto atteggiamento. Ecco, vediamo che gli sta spiegando il giusto movimento nello spostamento laterale. Maghi. Eccoci adesso nell'ultimo settore. Quest'ultimo settore praticamente c'è un portiere in porta. Alcuni giocatori che fanno tipo da ostacolo, altri che si muovono per il tiro. Quindi si alternano anche con i passaggi. Un esercizio abbastanza complesso, vediamo, si muovono un po' tutti.
si alternano in porta. Allora, stop un attimo, chiaramente, no? Se noi pensiamo a una situazione di gioco, quello che la nostra azione parte dal momento in cui la palla va, il blocco palla, io non posso permettere di stare. Buona! Buona e forte al portiere! Questo è l'esercizio, no? Tu allora, gli spostamenti soprattutto vanno fatti veloci, ok? Vai, rapido, uno, fermo, vado, scivolo, frena, buono e vai, oh, perfetto, io cambio adesso, eh? Vediamo se riusciamo a comprendere lo sviluppo dell'esercizio, che mi pare abbastanza complicato. Ecco, ecco, allora solamente dopo il primo passaggio c'è uno dei due che sta in barriera, si stacca e cerca di difendere. Ok. Il mister è abbastanza disperato perché non riesce a far sviluppare bene l'esercizio. Mamma mia! Vediamo che era uscito bene a coprire lo specchio della porta. Va bene, con questo esercizio e questo ultimo tuffo vi saluto. Vi ricordo, iscrivetevi al canale Nicco Bomber 2007, mettete mi piace e commentate. Arrivederci da Leonessa.